Arba vuol dire Armando Bel Bellucci. Era il nome del mio bisnonno, Armando Bel Bellucci. E stiamo parlando, ripeto, da prima di inizio Novecento. Non era Circense il mio bisnonno, ma i Lelli sì. E ha cominciato a fare il circo. Ma ha cominciato a fare il circo in modo molto, molto grande, diventando il circo più grande d'Europa. Perché aveva una cultura esterna, anche di studente, e da lì. E poi questa famiglia è grande, era molto grande, i fratelli si sono divisi, uno ha creato un circo, uno ha creato un altro circo, sempre o Bellucci o Canestrelli o Arbel, abbiamo creato 3-4 circhi in Italia, prima eravamo solitari, invece ora c'è una trend union dei circhi perché per avere più forza, se hai più persone di famiglia hai più forza familiare, capito? Un circo è questo, c'è un nocciolo duro, vuole gli animali. Per cui vari esperimenti che sono stati fatti in circo senza animali sono tutti falliti. Lo spettacolo deve durare almeno 2 ore. Diciamo che questo circo è anche innovativo perché abbiamo dei numeri, ad esempio l'uomo proiettile, l'uomo che viene sparato dal cannone. Se vuoi fare business devi cambiare lavoro. È una cosa di tradizione che è tramandata, altrimenti, ripeto, per fare i soldi è meglio cambiare lavoro. Non avete mai visto una volta che un circo abbia chiesto aiuto, non è mai successo perché noi siamo orgogliosi e siamo abituati a lavorare, non a mendicare, a seguito del virus. Io prevedo se continua questa cosa 3-4 mesi, almeno il 90% spariscono tutti, perché non avranno neanche più la possibilità di partire da dove sono bloccati. Noi siamo a Milano e sarà difficile già da partire da Milano.